Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi voglio mostrarvi gli acquisti fatti nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana in realtà, un po' per me e un po' per la mia bimba che al momento ha 2 mesi e mezzo e stiamo già cambiando la quarta taglia, praticamente sta crescendo stra in fretta, ha già preso più di 10 centimetri dalla nascita e quindi più che per peso, ma proprio per lunghezza dobbiamo cambiare vestiti molto frequentemente, purtroppo. Troppo. E quindi eccomi qui. Allora, ho fatto shopping da OVS, pochino, H&M quasi zero, però vabbè, comunque una cosina c'è. Da Primark, una cosa per lei, qualcosina in più per me. E Prenatal. Da Prenatal ho trovato un bel po' di cosine. Poi farò anche degli acquisti online perché purtroppo online c'è un sacco di roba, in negozio non trovo mai niente, quindi devo un attimino rifornirmi per l'estate. Anche perché fra un po' inizierà poi ad arrivare la collezione autunnale, perché bene o male in fine giugno, inizio luglio iniziano con le cose un po' più pesanti, se no io rimango senza le cose leggere per l'estate perché qua in realtà fa già caldissimo. Quindi devo per forza di cose prendere velocemente qualcosa. Comunque, iniziamo subito e direi di partire da OVS. Per me ho preso questo vestito che in video non renderà per niente perché è anche lungo, quindi dovrei indossarvelo, però a breve si sveglierà, Alice, quindi non penso che sia fattibile, però vi metto qui una foto, così comunque potete vedere com'è fatto. È molto molto carino, con la bretellina fatta così che copre bene anche il reggiseno, anche perché io per forza di cose devo andare in giro con il reggiseno perché sennò, macchio di latte tutto, quindi per forza di cose. Qua è bello elasticizzato, quindi facile anche da alzare e abbassare per allattare, e poi ha tutto il gonnellone fatto in pizzo sangallo, veramente bellissimo, mi piaceva un sacco come stava e viene 39,95. È della linea By Angel, B Cuore Angel, una cosa del genere, e c'erano anche un vestito e una gonna della stessa linea, molto molto belli. Mi piaceva tanto anche la gonna, però costava uguale al vestito se non ricordo male, quindi ho detto a quel punto prendiamo questo. E l'altro vestito invece aveva le manichine ed era più corto se non ricordo male. Per Alice invece ho preso questo pagliaccetto super carino con la parte sotto in questo rosa pesca. Mi piacciono colori molto neutri per lei, molto chiari, non voglio colori troppo accesi. Questo veniva a 9,95 e ho preso la 6,9 che è una 68 cm perché ormai lei è lunga 61, 62, 63, non so bene. L'abbiamo misurata 10 giorni fa dalla pediatra ed era 60, quindi sicuramente è aumentata. Quindi la 62 già non le sta più andando, sto andando tutto sulla 68 e fra un po' dovrò andare anche sulla 74 perché se no non arrivo neanche a fine estate di questo passo. Poi, unico acquisto fatto da H&M e in realtà solo per il prezzo perché era veramente iper conveniente, veniva a 4,99 questo vestitino nella 4-6 mesi che è 68 centimetri sempre. Una cosa importante, poi probabilmente vi farò anche un video a riguardo, non basatevi sui mesi che vengono scritti ma sulla lunghezza, quindi 62, 68, 74, perché quella è un pochettino più realistica rispetto ai mesi, perché tipo Primark la 36 è 68, di OVS invece abbiamo visto che la 69 è 68, qua invece è la 46, cioè non si capisce niente come mesi, quindi andate sulla lunghezza, quella vi aiuta molto di più. E niente, questo vestitino, sempre un colore molto tenue, questo verdino super carino con le margheritine, troppo troppo carino. Poi passiamo a Prenatal. Io sono stata nel Prenatal di Bari, a Casa Massima, nel centro commerciale di Casa Massima, e aveva molto di più rispetto al Prenatal che abbiamo qui a Taranto in centro, è anche più grande, quindi ci sta, ma aveva questa linea premium. Vabbè, adesso non è questo il caso, però ci sono due vestitini della linea premium che qua a Taranto non avevano e che sono super carini, comunque adesso ve li mostro. Partiamo dal cappellino, non mi faceva impazzire così, lo preferivo in pizzo sangallo, questo è
non mi ricordo il nome del tessuto, me l'hanno detto, ma non, già non me lo ricordo più. Comunque ho scelto questo perché ha l'accetto, almeno glielo posso stringere e non lo perde, perché sennò le va in giro, di tutto di più. Questo è una 3-6 e gliel'ho provato, in realtà l'ho provato a mettere sul capoccione che ha e le andava bene. Con la tessera VIP viene 9,09. Vi consiglio di fare la tessera VIP da prenatal, costa 30 euro se non ricordo male, ma vi dà un sacco di sconti. Quindi questo qui ad esempio invece di 12,99 l'ho pagato 9,09. Quindi 3,90 in meno. Se voi fate il conto, già con 10 cappellini vi siete ripagati la tessera. Ma in realtà su altre cose lo sconto è molto più alto. Ad esempio qua c'è un altro pagliaccetto da 9,99, 6,99. Quindi in base al prezzo, diciamo, c'è un 30%, mi sembra che sia di sconto con la VIP. Quindi vale la pena. Ho preso questo pagliaccettino così, anche lui super leggero, taglia 6,9, perché la 6,9 di prenatal è una 68, infatti, così con le fragoline, super super carino. Questo è piaciuto tantissimo anche ad Andrea appena l'ha visto. Un'altra cosa molto carina che le ho preso, e anche qui guardate lo sconto, da 27,99 19,59, cioè mi sa che con l'acquisto che ho fatto io questa volta, ad esempio, la tessera era già ripagata. Vabbè, io già ce l'ho, però mi sa che una trentina di euro in meno li ho spesi. Adesso vedrete anche il resto. Comunque questo qui è un misto lino e viscosa, anche questo ovviamente in taglia 6,9, super carino, stesso tessuto tra l'altro del cappellino, però uno è bianco e uno è beige, anzi è un beigeolino pannino, tra l'altro mentre è uscito il sole, quindi cambierà tutti i colori del video, ma vabbè, dettagli. Super carino, comodo, io adoro quando si aprono qui, perché almeno per il cambio pannolino è più facile, tiro su e via. E poi della linea premium. Sono entrambi della linea premium? Forse no, questo no, mi sa di no, però non l'avevo visto nel mio prenatal. È questo vestitino, e anche qui ad esempio da 34,99 24,49, quindi 10,50 in meno, solo questo, con la tessera VIP. Guardate che bello, ha questo tulle sempre con i pallini, la gonnellina fatta così, il bustino che mi sa che è in mistolino, non ho controllato però... Al tatto si sente che c'è del lino, esatto, con questo fiocchettino, e tra l'altro ha anche la sua culottina abbinata. E questo io l'ho pensato se abbiamo qualche cerimonia, qualche evento più particolare e più elegante, è super super carino, proprio da principessina. E poi della linea premium ho preso questo vestitino che spero renda in videocamera, dal vivo è stupendo. C'era anche la versione più piccola, diciamo, nel senso che questo qui è un 9-12 perché mi serve poi a settembre, adesso vi spiego il perché. Fino alla 6-9 invece era diverso, era più col bustino, forse aveva anche la manichina, sempre la cinturina e poi la gonnellina che andava un po' più ampia col tulle sotto che riempiva, e ha queste micro stelline tipo doratine, beigioline. Sul retro ha il fiocchetto, e questo da 49,99 è venuto 34,99, quindi secondo me sì, i soldi della card sono stati ampiamente ripagati con solo questo acquisto. E niente ragazzi, è stupendo, io lo adoro, è molto nello stile che vorremmo noi per il battesimo. E infatti noi abbiamo iniziato a dare un'occhiata a vestiti da cerimonia un po' più costosi, un po' più pomposi, però onestamente non lo so se voglia di spendere 150-200 euro per un vestito da cerimonia per un neonato che lo mette quella volta e poi basta, anche perché dopo 2 settimane già non le va più, conoscendola non le spendo per me certe cifre. E comunque io i vestiti li posso riutilizzare all'infinito perché la taglia è questa ormai, quindi quando l'ho visto era perfetto, ho detto vabbè, lo prendo, poi o lo usiamo direttamente per il battesimo, o mai che vada, se poi decidiamo di prendere un altro vestito, questo lo posso comunque tenere da metterle durante poi il ricevimento, tra virgolette, nel senso che magari in chiesa gliene metto un altro e questo lo tengo poi per quando andiamo al bar, al ristorante, perché noi non faremo una cosa seduti, una roba troppo esagerata. Noi volevamo fare un bel aperitivo al tramonto con lo sfondo del castello di Taranto, bellissimo, in questo bar
col Dior fuori, e quindi questo nel caso glielo posso mettere dopo, così almeno non muore di caldo, perché quelli più pomposi ovviamente poi sono anche scomodi per lei. E niente, quindi poi questo vedremo, però intanto almeno ce l'ho. Completiamo con Primark, vi faccio vedere l'unica cosa che ho preso per la bambina, che è questo set composto da due pantaloncini, anche qui taglia 68 cm, che vedete però Primark è la 36, come vi dicevo, quindi non basatevi sui mesi, è cambiata di nuovo la luce, fantastico. E questi venivano 5 euro, li ho presi perché alcuni vestitini non hanno il sotto e comunque ha qualche magliettina, quindi a questo punto ho i pantaloncini rosa e bianco, che bene o male sono i colori che faccio indossare ad Alice. E per me invece un altro vestito in sangallo, più che altro perché io vorrei anche altri vestiti, ma il problema è che o non sono in cotone e quindi danno fastidio alla bambina, perché la pelle è super sensibile, quindi se poi me la metto addosso le escono tutti tipo i brufoletti, le fa proprio irritazione. E poi perché questi sono quelli un po' più elasticizzati, un po' più morbidi, perfetti anche per poter tirar giù una spalla per allattare. E quindi niente, questo è il vestitino. Questo è il davanti e questo è il retro. Di questo purtroppo non ho una foto da mettervi, però è un po' più corto, un po' più a ruota diciamo, e è una taglia 46, IT50, ed è costato 25 euro. Molto bello, molto fresco, avrò tutti i vestiti uguali, però che devo farci? Tanti di quelli che ho non vanno bene per allattare, quindi dovevo per forza di cose prendere altri vestiti. Poi una cosa che avevo già visto l'altra volta che eravamo andati da Primark, ma poi non l'avevo presa, dovevo per forza averla, la felpa così di Alice nel Paese delle Meraviglie, troppo troppo bella, è bellissimo anche il colore, mi piace veramente tanto. E questa viene 12 euro, ho preso l'XL per stare morbida, ovviamente questa non la metterò più perché fa un caldo atroce già qua, però per ottobre ce l'ho pronta. E poi ultime due cose prese da Primark, ma anche in generale, questi due set di mollettoni per capelli. Io ho i capelli molto lunghi, fini e tanti, quindi i mollettoni li distruggo in tempo zero, si rompono proprio i dentini, perché a furia di cercare di bloccare i miei capelli, però sono troppo comodi, e quindi, perché io li uso anche per bloccare lo chignon, per quello, non solo per tirarli indietro. E quindi ho preso questi pacchi perché quelli di Primark sono quelli con cui mi trovo meglio, perché sono un po' più resistenti, un po' più rigidi diciamo, e quindi mi reggono meglio il capello. Ho preso questo 3-pack da 4,50 con questi sui toni del rosino beigeolino, così opachi, e questi che sono una bomba, li trovo stupendi, spero che reggano bene, perché questo sì, secondo me sì, sono veramente meravigliosi, che sembrano, questi sono proprio dei fiori, questi sembrano tipo dei cuori, però sembra sempre floreale visto così, sono meravigliosi, madre perlato, iridescente, il video forse non rende, però è tutto iridescente, arcobalenoso, e questo set veniva 5,50, veramente bellissimi. Adesso vado a staccare tutte le etichette, vado ad aprire tutto, lavare tutto e a prendere probabilmente Alice, perché vedo che si sta svegliando. Quindi io vi saluto velocissimamente, lasciatemi un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non siete iscritti così non vi perdete i prossimi video. Io vi mando un bacione immenso e alla prossima con un nuovo video. Ciao!